Ok, è venuto il momento assolutamente di parlarne perché lo dovete sapere voi, così come lo so io. È una cosa molto importante, l'amicizia. Io sono stato sempre decepcionato, come si dice in spagnolo, sempre deluso dalle relazioni interpersonali per quanto riguarda l'amicizia, tranne in alcuni casi. Infatti la maggior parte delle persone che voglio bene, ahimè, sono davvero molto, ma molto, molto lontane da dove vivo io adesso. Che cosa è successo? Vi faccio un esempio. Uno dei tanti esempi, vi potrei parlare per esempio del mio ex socio, ma questa volta non lo faccio perché sinceramente è una rottura di cazzo, non merita nemmeno di essere minimamente nominato, assolutamente. Vi parlerò però di un'esperienza super negativa che ho avuto io nella mia vita, è quella con i miei amici o i miei presunti amici, che poi ovviamente sono diventati ex amici. Dovete sapere che io avevo sin da piccolino degli amici che erano proprio sfigatissimi, delle persone che davvero venivano da me, altre persone dicendo: "Oh, Anto, ma chi cazzo te lo fa fare di uscire con questa gente?" Erano non estremamente magari simpatici, molto sfigati, nemmeno di bella presenza, quindi cioè, immaginatevi magari cioè, se uno usciva, voleva fare amicizia, voleva conoscere una wagyu, voleva farti a panza, classiche cose che i ragazzini vogliono fare, vi parlo già di 15-16 anni. Erano proprio no. Ma a me non interessava assolutamente, non erano nemmeno chissà di quale grado sociale elevato, nemmeno quello. Cioè, quindi in realtà non c'era proprio nessun interesse se non quello davvero che proveniva dal cuore nel frequentare queste persone, perché ci stava una sorta di affinità, perché mi ero illuso, in testa mia, io ero sempre super convinto delle mie cose costantemente nella mia vita, con impeto, sempre pensato che gli amici non dovevano essere necessariamente quelli che si trovavano in classe, perché quella era un'unione forzata e al termine poi del ciclo di studi sì, ognuno si sarebbe perso in qualche modo. Infatti loro non facevano parte della mia classe, delle superiori, e io di questo me ne facevo vanto, perché dicevo: quello che a noi unisce è davvero solo l'amicizia. E in pratica siamo cresciuti insieme in un certo senso, no, no, in un certo senso davvero siamo cresciuti insieme. Infatti poi fondammo un gruppo musicale che si chiamava Ritmo, io suonavo il basso elettrico, abbiamo fatto un sacco di serate nei locali, ci siamo divertiti, veramente abbiamo fatto un sacco di esperienze insieme, siamo andati all'estero, mi ricordo che siamo andati una volta in Inghilterra, tantissime cose. Avrei dovuto capire però che c'era qualcosa che non andava con queste persone, ma ne parlo adesso in una maniera diciamo serena e consapevole perché ho 30 anni, ma all'epoca ma chi poteva mai immaginare? Sono sempre stata una persona che voglio bene o male si è sempre buscata una femmina, no? Si è sempre stato in mezzo alla gente, ha sempre pareato, si è sempre divertito, ha sempre fatto un sacco di esperienze belle. Ahimè, loro no, perché timidi, perché come vi dicevo un po' sfigatielli, non avevano dimestichezza proprio nei rapporti con le persone, cioè in pratica era quella situazione del tipo loro facevano le battute e si capivano solo tra di loro, io li capivo perché li frequentavo, ma appena veniva magari una ragazza diceva: "Ma che sti cacchi stanno dicendo?" Immaginatevi che elementi. Comunque, un giorno io parto per la Spagna. Quando sono partito per la Spagna, io ero fidanzato con una ragazza. Questa ragazza, che si chiama Lucia, io in pratica ci sono stato diverso tempo, ma non era la persona giusta per me, non, assolutamente no. La famiglia era una famiglia un po' particolare, almeno nei miei confronti. E io mi stavo evolvendo verso un qualcosa che poi sarei diventato. Insomma, ci lasciammo. E io stavo in Spagna, ero super felice di questa cosa, non del fatto che mi fossi lasciato, ma del fatto che stavo vivendo questa esperienza meravigliosa. E comunque sappiatelo, il 99% delle persone che vanno in Erasmus si lasciano se partono fidanzati, e se non si lasciano si fanno un gufo nei corna, perché io l'ho visto e non sapete quante ragazze ho conosciuto che hanno fatto le corna ai propri fidanzati quando stavano in Erasmus. Cornutone! Vabbè, detto questo, ci siamo lasciati e tutto, quindi io ho iniziato a fare tarantelle, caval, tanto che a me a Jaén mi conoscevano tutti quanti, va buono, un casino, perché? Perché a me piace vivere, mi piace, avete capito, no? Quindi mi sono divertito tantissimo. Al mio rientro in Italia ho scoperto che uno di questi ragazzi si era fidanzato con una tipa. E beh, tutto contento, tutto così, dico, beh, ci conosciamo, e da qua e da là, però avevo notato che in realtà questa ragazza non nutriva una simpatia particolare nei miei confronti. Sinceramente non so il perché, però vabbè, non posso necessariamente pretendere che io sia simpatico a tutti o a tutte, però un pensiero poi me l'ero fatto.
fatto, cioè io ho creduto, qualsiasi di poi, che lei vedesse come un'influenza negativa nei confronti del ragazzo, perché lei cercava a tutti gli effetti, siccome sto ragazzo in pratica era la prima fidanzata, per intenderci questo, ed era grande, che poteva tenere, io avevo 22 anni, quindi lui poteva avere 21, e... cioè io non lo so, gli dicevo ho fatto questo, ho fatto quell'altro, usciamo, facciamo, diciamo, ma senza veramente malizia assolutamente, mentre lei invece mi vedeva come un nemico, una potenziale tentazione per questo ragazzo che si chiama Antonio. E niente, che cosa succede? Che un giorno, vabbè, tutti quanti si lamentano di questa tipa, tutti gli altri amici parlano, dicono che sta una cacacazza, è scocciante, è petulante, lo tiene sotto a bacchetta sto tipo e tutto, quindi io diciamo mi ero fatto anche io una mia idea di questa ragazza, ma ero a me che cazzo me ne fregava, alla fine cioè sono scelte di Antonio, l'importante è che sta bene lui, non me ne fregava. E passando un po' di tempo, cioè avevo visto che in pratica Antonio non mi pensava più di tanto, cioè, e io ho avvertito questo fatto di, ma cazzo, io me ne sono andato in Spagna per un anno, quindi si sono perse quelle, diciamo, quelle sintonie che ci permettevano comunque di vivere la quotidianità di me, Antonio, e così di Ciccio e di Valerio e che ne so, di Paolo, insomma tutto sto gruppo grande, quindi io mi sono sentito fuori per un periodo poi della mia vita, diciamo è stata abbastanza dura, e io andai a vivere da mio padre, e durante questo, perché i miei sono divorziati, ed è stato davvero molto duro come periodo per me, ci fosse stata una volta che questi miei amici mi abbiano chiamato, ero sempre io a dire ragazzi ci vediamo, organizziamoci, facciamo, diciamo, anche io poi all'epoca mi fidanzavo con un'altra ragazza e anche io tenevo i miei impegni e tutto, però cercavo, cioè quando possibile, di organizzarci, voi una volta, voi due volte, voi tre volte, un giorno capitò che mi vidi con sto ciccio e con un altro che si chiama Stefano e iniziamo a parlare, andiamo a piangere con la macchina, tra l'altro all'epoca tenevo una macchina sottomarino in pratica, perché teneva, cioè quando pioveva si allagava tutto, vabbè questa è un'altra storia, stiamo in macchina e si lamentano di quanto questa tenga bacchetta, tratti male sto ragazzo eccetera eccetera, comunque all'improvviso si parla del diavolo e spuntano le corna, chiama Antonio e dico io Antonio ma che vogliamo fare, ci vogliamo vedere, non ci vogliamo vedere, sì ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo. Dico vabbè ma vieni da solo? Sì vengo da solo perché così parliamo un po'. Arriviamo diciamo nel punto dove avevamo preso appuntamento, cosa succede? Si presenta con la fidanzata e io lì per lì avevo capito che in realtà la fidanzata aveva sentito che si sarebbe visto con il diavolaccio che sarei io e quindi è venuta e non so che cosa esattamente successe perché davvero non me lo ricordo e niente, ci trovammo a fare questa discussione, cioè in pratica lui aveva detto un qualcosa un qualcosa del tipo che non andava diciamo concorda a quello che aveva detto lei, stavamo tutti quanti in gruppo e lei fa davanti a tutti quanti, dice vabbè ma tanto se non te la davo io la figa chi te l'avrebbe mai data, e lui diciamo mortificato, perché era stato mortificato, cazzo uno si sente di una cosa del genere davanti a tante persone è normale che si sente mortificato, abbassa la testa e si sta zitto. Io stupidamente volevo difendere il mio amico. E allora che cosa ho detto? Vedendo, cioè perché io mi sono sempre sentito più forte comunque nel gruppo, in quel gruppo mi sentivo uno tra i più forti caratterialmente. Mi sono intromesso e ho sbagliato, ma questo è perché ero... immaturo, perché mi dovevo fare i cazzi miei dal principio. Comunque, sentendo questa cosa, vedendo la sua mortificazione, lo guardo e gli dico: Ando, non ti preoccupare, che se non te la dava lei, mo ci sto io, sono tornato dalla Spagna, ti faccio vedere quante ragazze ci troviamo, se lei non te la dà o non te l'avrebbe data o questo o quell'altro. Era per difenderlo, cioè per dirle a sta cretina, stronza di merda, ma come cazzo ti permetti di parlare in questo modo? Non vi dico quando l'ho detto, apriti cielo. Questa qua si è incazzata, ovviamente si è incazzata, ma io volevo che si incazzasse. Si è incazzata, mi ha detto che sono uno stronzo, che sono un pezzo di merda, che questo, che quell'altro. Però, con mia grande meraviglia, ecco, le cose non succedono mai per caso, iniziò a parlarmi, sgomitandomi in pratica addosso, tantissime cose che erano ultra personali, cose che non avrebbe mai potuto sapere lei, ma che sapevano quella cerchia di amici davvero molto stretta. Per dire, mi disse, tu fai 10, te ne vai, ma non
non ti vedi, non sei nemmeno laureato, sei andato in Spagna ma non ti sei laureato, pensi che stai finendo invece non è finito. Che poi in realtà era anche vero, perché poi ci ho messo molto tempo per laurearmi. Però era cattiva, con l'intenzione cattiva di arrecare danni. Mi ha parlato del divorzio dei miei genitori, per esempio. Mi ha detto che tutti quanti mi parlano dietro. E intanto tutte le persone stavano lì a bocca aperta, lì davanti. Ma di madonna, che cosa sta succedendo? E al che io le sorridevo. E ovviamente dentro di me sentivo un miliardo di pugnalate nel cuore, dietro la schiena soprattutto. Lei non avrebbe mai potuto sapere determinate cose a fatto che qualcuno non gliel'abbia dette. Mi diceva delle cose davvero nel dettaglio della Spagna, per dire. O che ne so, di ex ragazze, di tarantelle che sono successe. Cioè in pratica gli avevano detto tutti i cazzi miei, tutte le cose, ma in una chiave interpretativa totalmente stravolta. Io vabbè cercavo di difendermi in questa cosa, non giustificandomi, ma semplicemente sorridendole e dicendole, mentre lei mi diceva tu sei questo, sei quell'altro, bu bu. Io la guardavo e dicevo sei brutta, ti lascerai con Antonio. Che poi non lo so se si sono lasciati, non penso. Tra l'altro mi sono lasciato io tipo un milione di volte invece con tutte le ragazze con le quali stavo. Ma loro non sanno, forse stanno ancora insieme. Pumeril, lui soprattutto, mamma mia. Comunque, quando a questo punto lei arriva, diciamo, a un punto e mi dice tutti ti parlano dietro, tutti ti odiano, e tutti, io dico, a me, davvero a me tutti parlano dietro? Ma veramente a me tutti quanti mi dicono che a te schifano perché sei antipatica, questo, quell'altro. E intanto indico, lei dice, chi? E io indico tutti i ragazzi, dico, ragazzi, dite che cosa avete detto anche 5 minuti fa. Ciccio, dici che cosa hai detto 5 minuti fa. Quello mi guarda, no, io niente. Un altro, no, io non ho detto niente. No, io non ho detto niente. Tutti non hanno avuto il coraggio di dire nulla. Tutti quanti erano stati in silenzio. Nessuno aveva detto nulla. Al che io li ho guardati. Mi è venuto lo schifo. Proprio uno schifo dicendo siete putridi, mi fate vomitare. Perché lì ho realizzato che davvero erano persone false, ipocrite, che non avevano assolutamente l'idea di amicizia, di correttezza, di... No. E quindi li guardai schifati e me ne andai. E paradossalmente qualcuno si risentì pure del mio atteggiamento, perché li avevo messi in difficoltà. Quando poi loro erano andati parlando dei cazzi miei durante questo mio anno in Spagna, impressionante, cioè volevano in pratica affossare il leone, perché... ovviamente io non c'ero, e quindi quando il gatto non c'è i topi ballano, evidentemente erano topi che avevano essere sciamazzata. E quindi si ruppero questi rapporti. E alle spalle, credetemi ragazzi, c'è stato un sacco di sacrificio da parte mia, sacrificio con buona volontà, che sia chiaro, perché io davvero volevo bene a queste persone. Non sapete quanto io ci sia stato male per tutta questa storia. Per essere loro amico io ho fatto tantissime rinunce, davvero, perché ci credevo davvero moltissimo. Ti volevo davvero bene, davvero bene. Quindi poi mi sono ritrovato solo, la mia vita ovviamente è andata avanti, perché io in pratica da un giorno all'altro ho perso tutti quelli che reputavo miei amici, perché avevano fatto gruppo ovviamente, ed è più facile cacciare via uno che invece riconoscere magari che poi vabbè non mi hanno manco cacciato, sono io me ne sono andato perché mi facevano vomitare tutti quanti. Poi successe che raccontai questa cosa a quella che all'epoca era la mia ragazza, che andò in bestia in una maniera assurda, e il caso volle che poi dopo qualche settimana incontrammo la felice coppia al cinema. Questo manco mi salutava, se non lo salutavo io. Si avvicina sta tipa, la mia ex ragazza, a sta fidanzata di sto Antonio, e dice comunque non ti permettere mai più di parlare in questo modo col mio ragazzo, perché ti do uno schiaffone e ti faccio arrivare fino dentro al monitor del cinema. Io rimasi così, certo, mamma mia, che ha combinato. Dopo qualche giorno mi arrivò una lettera, una missiva da parte di Antonio, un'email, dove in pratica mi diceva che tutto quello di brutto che ho avuto nella vita me lo meritavo. A partire per esempio dal divorzio dei miei genitori e tantissime cattiverie che sinceramente non sono state giuste. Da quel giorno non l'ho più visto. Oddio, non ci ho mai più parlato. Forse l'avrò visto una volta o due di sfuggita quando ero in macchina. Per tanto tempo, tantissimo tempo, ho serbato rancore per l'ingiustizia. Poi un giorno, quando stavo in Inghilterra, pensai, sì, vabbè, chissà che fine ha fatto Ciccio.
chissà come sta. Ciccio, diciamo, era il gruppo, la persona che aveva bisogno un po' più di comprensione perché ha avuto un passato un po' particolare. Tuttora il suo presente è molto difficile da un punto di vista, diciamo, molto personale, psicologico, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, ma io la mia vita comunque sta proseguendo, sono manager, questo, quella, ma a me che me ne fotte. Vediamo un poco. Lo telefono e mi ricordo che stavo nel bus, stavo andando al lavoro e lo chiamo e dico: ciao Ciccio, sono Antonio, come stai? Sono un sacco di anni che non ci sentiamo. Ah, perché dovete sapere che io sono partito da lì, poi da quel, diciamo, da quella famosa discussione, litigio, sono partito improvvisamente e non lo sapeva nessuno. Non lo sapeva nessuno, sono partito punto e basta. Lo sapevano davvero pochissime persone, tra cui ovviamente la mia famiglia, alla quale avevo detto pure di non dire assolutamente dove io fossi nel mondo, qualora qualcuno mi avesse cercato, e quella che era la mia ragazza, quindi nessuno lo sapeva. E improvvisamente, quindi, Antonio ricompare dopo un paio di anni che telefona a Ciccio. E l'amarezza stava nel fatto anche che molte persone in realtà hanno poi scoperto io fossi in Inghilterra dopo mesi, quando poi ho incominciato a fare i video. E in pratica Antonio era scomparso, sì, ma arrivederci e grazie. Quindi immaginatevi che schifo. Vabbè, telefonai a Ciccio, chiesi come stava, e lui mi chiese subito scusa dicendo, vabbè, dando diverse giustificazioni. E infatti, tra l'altro, penso che Ciccio sia una delle poche persone che quando vedo per strada, comunque lo saluto, ci scambio qualche chiacchiera. Poi ovviamente i rapporti si sono rotti, siamo cresciuti, siamo diventate delle persone totalmente diverse, fortunatamente per lui ma anche per me, e nulla. E quindi questo, cioè, quindi riflettevo sull'amicizia, sulle relazioni interpersonali. Voi credete nell'amicizia? Avete avuto anche voi delle esperienze negative? Come avete affrontato, non lo so, queste situazioni? Io credo che nella mia vita ci siano poche persone alle quali io davvero sono disposto a donare la mia amicizia. Non sono una persona che dice facilmente ti voglio bene, o una persona che... Figuriamoci il ti amo, vabbè, ma il ti amo è un'altra storia. Però, diciamo, non sono una di quelle persone che dispensa parole senza un senso. Ci sono quelli lì che vogliono essere gli amiconi di tutti, Dio mio. E questo non significa che io sia antipatico con tutti, che sia chiaro, io sono simpaticone, però è il dire io sono tuo amico, è il dire siamo amici, davvero, cioè voglio... Cioè, io per un amico mi farei uccidere. Ma non tutti ragionano in questo modo, Dio mio. Vabbè, niente, vi ho raccontato questa cosa. E nulla, ve ne potrei raccontare tante altre, tantissime, di quanto io sia stato deluso dalle relazioni d'amicizia. Ma non ve lo faccio, anche perché in realtà ci sono anche poi cose bellissime e meravigliose. Cioè, per esempio, vi potrei parlare di William, che è un mio carissimo amico. Gli voglio un bene dell'anima, Dio mio. Quanto gli voglio bene. O Marco, il mio ex compagno di banco. Però sì, quindi diamo il giusto valore alle parole, alle persone e alle relazioni. Questo volevo dire. Ciao.